Raccontare chi è stato lo zio Luigi, come lo abbiamo sempre sentito chiamare in famiglia, non è cosa semplice per chi, come noi pronipoti, non l'ha mai conosciuto, ma neppure per i nostri genitori, che almeno anagraficamente potrebbero avere qualche vago ricordo. Nasce nel 1906, maggiore di 4 figli, unico maschio, con il compito di governare l'attività di famiglia, che proprio a pochi passi da questo luogo si svolgeva. Arrestato nel marzo del 1944 per ragioni ancora non chiare, parte da Bergamo e viene deportato presso il campo di concentramento di Mauthausen, dove arriva circa un mese dopo. Da quel momento cessa di essere un uomo e diventa un numero, il numero 61.595, come testimoniano con agghiacciante efficienza i registri anagrafici del campo stesso. I ricordi di quelle giornate passano attraverso le testimonianze dei pochissimi sopravvissuti. Tra questi il professor Aldo Carpi, che nel suo diario di Güsen ha riportato alcuni scambi di battute con lo zio Luigi, che gli diceva di stargli davanti e di far finta di lavorare. Muore poco più di un anno dopo, il 23 aprile del 1945, stremato dalle fatiche e dalle malattie. E come molti prima e dopo di lui, passa per il camino ed entra nel vento. Alla sua famiglia non rimane nulla, neppure una tomba dove poterlo piangere. Perché lo zio Luigi è stato arrestato? Perché è stato mandato a morire in quel modo? Forse non lo sapremo mai. Forse anch'egli era uno dei tanti eroi silenziosi che durante la guerra ha cercato di fare qualcosa per gli altri, seguendo la regola del si fa ma non si dice, perché certe medaglie si appendono all'anima, non alla giacca, come ricordava Gino Bartali. Ricordarne la memoria oggi significa aiutare tutti noi a respingere la tentazione dell'indifferenza verso le ingiustizie e le sofferenze che ci circondano, a non anestetizzare le coscienze, ad essere più vigili, più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha verso gli altri, come ha testimoniato Liliana Segre nel suo splendido libro La memoria rende liberi. Ci auguriamo, come del resto testimonia il nome che a questo simbolo l'autore ha voluto attribuire, che questo gesto sia laccio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati, ma chi crederà in lui non sarà deluso.